Era dal 25 luglio che non andavo fuori dalla mia regione. Infatti l'ultimo giro è stato quello a Venezia, che avete visto anche sul canale, nel video tutto bello mosso, perché non avevo i mezzi adatti per farlo, ma vabbè. Quindi il 6 maggio, approfittando di una giornata libera, sono andato a Vittorio Veneto con Andrea. Perché proprio lì, non tutte le altre città del Veneto? Perché le altre erano troppo lontane e a Vittorio Veneto andrei a fare l'accademia lì da Ponte Lorenzo, come si chiama? Questa qui. La cosa più interessante è che la giornata è iniziata con Andrea che mi racconta quella volta che volontariamente, proprio lo sottolineo, non ha pagato il caffè. Cioè lui nel video tenta disperatamente di giustificarsi, ma in realtà sappiamo benissimo com'è andata. E mi dissocio. Devo pagare, quindi la scena è stata questa, tipo, prendo il caffè, ciao, prendo il caffè ed esco e vado in accademia, ok? E tu dirai, oh, ti avranno inseguito? No, me ne sono accorto in accademia, non avevo pagato il caffè, perché ho messo le mani in tasca e c'avevo tutti i soldi, e ho detto, ah, ho ancora 1,50 euro. Quindi tu stai insegnando a 2000 e passa persone come non pagare un caffè, ovvero, ops, mi sono No, ma la dimenticato. scena è stata proprio... Questo qua, questo è il barista, e questo, come vedete inquadra anche l'albero però. Come vedete questo è il barista, ok? Bello Prendo il questo. caffè, faccio grazie e sono uscito. E dopo le fallimentari giustificazioni di Andrea, abbiamo discusso di dizione. Sì, perché tu in accademia, come già detto, vieni bullizzato Sì, praticamente. tantissimo. Cioè ogni volta che parlo mi fanno un verso. Quante sono le vocali? Oddio, questo trucco lo so perché non sono 5, Ma sono ben. a livello proprio di scrittura sono 5, ma a livello di pronuncia non lo so, non siamo Poi non è vero neanche perché sono sempre 7, lo stesso. Eh no, Siano di scusa. scrittura o meno, sono sempre 7 perché le scrivi con un Boh, accento ma sta per diverso. dire sì, sai. Io vado in mezzo alla strada. Ok, adesso fammi tutte e 7 le vocali. Dalla più aperta alla più chiusa. Ah, merda, questa non lo so, dalla più La più aperta. aperta è semplice. La A. Oh, è fin qua. Oh. No. Sì. Ma è. Ma che chiama prima te l'ho anche detto! Perché passi da A e. Ma io prima te l'ho detto, mi E non ho detto confondo. che è sbagliato. Sai che è proprio sporco a questo punto? Poi? L'altra è. Sì, poi? I. Sì. No, Quale aspetta, ho l'altra? sbagliato, scusami. Dalla E si passa alla O, aperta. Ah, E come O? No, non è A, I, O, U. Sì, ma non devi. Ti ho detto dalla più grande alla più Ma chiusa. che. Vabbè, A, E, O. Poi? È Oddio. chiusa. I. Mi stai I. confondendo! O chiusa. Fine. Appurato l'ordine corretto delle vocali, saliamo al santuario di Sant'Augusta. Purtroppo l'hyperlapse del percorso è venuto molto mosso e quindi mi tocca tagliarlo. Un dubbio, sei andato per di là o per di su? Poi visita all'unico museo che abbiamo trovato aperto. Il Museo della Battaglia. Infine, visita la cattedrale di Santa Maria Assunta.
E quindi questa nostra breve avventura a Vittorio Veneto è finita qui. Adesso si torna a casa. Ok. Quindi? E quindi il lockdown. Porco. Ci vediamo alla prossima. Ciao.